Ciao e buona domenica a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, oggi è un giorno molto importante per la Juventus, non tanto per una partita della Juve quanto più per una partita degli avversari. Stasera infatti al Maradona andrà in scena un Napoli-Inter che andrà a raccontarci un pochettino quali saranno le sensazioni di questa settimana, come andremo a vivere questa settimana, che poi ci porterà proprio ad affrontare gli uomini di Walter Mazzarri alla conclusione di questo triangolare tra Juventus, Inter e Napoli, quasi che fosse un torneo Berlusconi di quelli che si facevano d'estate, o un Birra Moretti o un team di questo. No, Berlusconi in effetti era uno contro uno, no, un Birra Moretti o un team. Dispiace un pochettino che in realtà queste cose siano andate a perdersi negli anni, perché quando ero piccolo mi piaceva sempre mettermi lì in estate a guardare queste partite stupide, ma che ti faceva respirare il big match, no? C'era sempre questa volontà di non vincere il trofeo team, perché storicamente chi vince il trofeo team poi non vince lo scudetto. Sono cose che mi dispiace aver perso, ma torniamo un attimino all'argomento topic del video, perché credo che sia molto importante. Quindi domani andremo a parlare di quella che sarà la partita. Io non la vedrò in diretta, sicuramente me la recupererò, quindi voglio anche portare un'analisi su quella che è stata la partita, quella che sarà la partita singolarmente, e poi nel pomeriggio magari di domani un'analisi su quella che sarà la situazione della Juve in relazione a quella partita lì. Comunque ci arriviamo, avremo modo e tempo di fare un pochettino tutto. Volevo tornare sulle parole di Elkan, ve l'avevo un po' spoilerato, non ne avevo praticamente ancora parlato, ma era giustissimo affrontare questo argomento, era giustissimo tornare sull'argomento. Prima c'era da parlare della partita col Monza, sapete bene che per me quando ci sono le partite poi tutto il resto passa in secondo piano, però sono concetti importanti, interessanti da andare a sviscerare un pochettino, perché Allegri nelle ultime settimane già c'è stato quel discorso relativo ad Allegri in bilico, Allegri che vuole andarsene, la Juventus che pensa un altro, la Juventus che pensa a Conte, la Juventus che pensa a Thiago Motta, la Juventus che pensa a Palladino, Allegri che non è più legato ad Agnelli e quindi vorrebbe andare. C'è stata tutta questa telenovela, questa chiacchierata allucinante che aveva anche la possibilità di far distogliere un attimo l'attenzione dall'obiettivo principale della Juventus, cioè giocare la partita col Monza. Per fortuna poi la partita è andata bene dal punto di vista del risultato. Ci sono delle cose che non mi sono piaciute e ne ho parlato nei precedenti video. So che non dovrei fare questa appendice, ma la faccio lo stesso e giuro dedicherò veramente poco. Non è un lamentarsi, ragazzi. Non è un lamentarsi, è descrivere le situazioni, che è diverso. Se quelle situazioni hanno delle cose che non funzionano, sembra un lamento, ma non è un lamento. È che la Juve per migliorare, e secondo me la Juve non migliorerà, ha bisogno di coprire, di cancellare certe lacune. Non è un lamentarsi. Veloce, ve l'avevo promesso. E Allegri in queste settimane, nella conferenza stampa pre-Monza e nella conferenza stampa post-Monza, è andato a parlare di futuro, perché i giornalisti gli hanno fatto delle domande sul futuro. Allegri ha parlato di un contratto fino al 2025, del fatto che effettivamente è il futuro della Juve che importa, non quello di Allegri, che si stanno muovendo, che ci sono buoni rapporti, e quando ha fatto l'elenco dei buoni rapporti Allegri ha nominato la proprietà, quindi Exor, quindi Elkan, Scanavino, Giuntoli, Manna, la Next Gen. Mancava qualcuno. E mancava qualcuno che quest'estate ha giocato un ruolo fondamentale in quello che sembrava la volontà di allontanarsi da Massimiliano Allegri. Manca Francesco Calvo all'elenco. Dimenticanza? Può essere. Me l'avete fatto notare nei commenti che mancava il nome di Calvo. Io sinceramente lì per lì non ci avevo pensato. Però ho detto dai, magari è una dimenticanza. Anche post Monza, non solo pre Monza, quando Allegri è andato a parlare di questo argomento, quando hanno ritirato fuori questo discorso, Allegri uguale, identico. Calvo non l'ha nominato. Allora può essere una dimenticanza una volta, due volte inizia a puzzare un pochettino. Tra l'altro Calvo ha parlato in settimana, quando c'erano tutte le voci su Conte, su Allegri che non sarebbe più legato a questa Juve, quindi andrebbe a fare l'ultimo anno e poi se ne andrà. E Calvo ha detto che Allegri è il miglior allenatore per la Juventus in questo momento. E che cosa significa questo momento? Possiamo rubare un pochettino le parole di Elkan, perché quando parla Elkan è molto importante, dato che è colui che ha in mano Exor, e stiamo parlando di un patrimonio vergognosamente alto, in cui Juventus è soltanto una briciola, una goccia nell'oceano. Elkan ha detto: questo è il nostro anno zero.
Quindi Allegri, secondo Calvo, è il migliore allenatore in questo momento, e secondo chi detiene la holding, che poi fa parte, di cui fa parte Juventus, dice che questo è l'anno zero. Se mettiamo tutto insieme, viene fuori che Allegri è il migliore allenatore per questo anno zero della Juventus. Ci ho ricamato sopra? Sì. Però sono parole che escono dalle bocche di dirigenti e proprietari di Juventus. Quindi devono per forza di cose essere condivise, devono per forza di cose essere correlate, e queste due cose vanno ad incastrarsi. Se l'aggiungiamo alla notizia che ha dato Zazzaroni, e cioè che Allegri vorrebbe andarsene perché non si sente più legato alla Juventus, di questo tipo di Juventus, perché è venuta a mancare figura come quella di Andrea Agnelli che l'aveva portato, potremmo avere un quadro che va in una certa direzione. Aggiungo che negli ultimi giorni su Twitter Nico Schira ha detto che Allegri non sarebbe attratto dalle offerte dell'estero, non sarebbe attratto dall'Arabia Saudita, e che queste voci di allontanamento della panchina di Juventus da parte di Allegri e queste voci su Conte sono venute fuori in un momento un po' antipatico, e cioè a un anno, praticamente un anno e mezzo dalla scadenza del contratto di Massimiliano Allegri, e che secondo le sue ricostruzioni sarebbe un tentativo da parte di Allegri di ottenere un rinnovo di contratto. Questo potrebbe essere vero, non avevo preso in considerazione questa ipotesi, però immaginiamoci, Allegri un anno e mezzo dalla scadenza, la Juventus sta andando bene dal punto di vista dei risultati come mai era andata nei primi due anni dell'Allegri bis, Allegri tramite Zazzaroni fa capire che così non ci sono i presupposti per andare avanti, e che delle due Allegri sarebbe interessato ad andarsene alla fine della stagione, proprio perché vorrebbe cercare di capire la disponibilità da parte della Juventus di rinnovare. Disponibilità che a questo punto, in questo momento, secondo me non c'è. Però un secondo me, è una lettura, è un cercare di capire i momenti. Elkan ha detto è l'anno zero, Calvo ha detto in questo momento. Tutto mi porta a pensare che la Juventus l'anno prossimo cercherà di aprire un nuovo ciclo, dato che è un anno zero, l'anno zero poi dovrà partire con un nuovo ciclo. E che cosa fai? Continui con il pregresso? Con la scelta di un allenatore che non ha scelto nessuno in società? Mi sembrerebbe strano, a maggior ragione da un anno dalla scadenza, ma ormai tutto potrebbe accadere. E sinceramente, potrei credere sia alla lettura che Allegri non abbia più voglia di rimanere alla Juve senza una figura come Andrea Agnelli, e quindi senza più una protezione da parte di chi l'aveva scelto, sia che voglia cercare di rinnovare il contratto. Sinceramente nessuna delle due mi sento di escluderle, perché entrambe mi sembrano logiche. Che Allegri non ne possa più di questo tipo di struttura, perché non è la Juve che l'aveva scelto, non è la Juve che gli aveva dato un progetto, e che Allegri comunque voglia rimanere alla Juve e voglia rinnovare. Qual è quella giusta, qual è quella sbagliata? Entrambe non possono essere, perché sono opposte. Però entrambe mi sembrano veritiere, e questo fa capire, secondo me, il grande momento di confusione che stiamo vivendo in questo momento. Poi Elkan ha parlato di nessuna possibilità di delisting, nessuna possibilità di cessione della Juve a fondi esteri, e queste sono cose che lasciamo lì. Io sono dell'idea che la Juve prima o poi cambierà proprietario, che non rimarrà sempre nelle mani della famiglia Elkan Agnelli. Questa è una mia considerazione, non so nemmeno dirvi quando accadrà questa roba, e sinceramente oggi non ha nemmeno senso parlarne. Volevo parlarvi un po' di DNA, perché è un argomento che è tornato fuori in questi giorni, perché Allegri l'ha citato in conferenza stampa e perché anche Elkan ne ha parlato. Io credo che il DNA di una squadra non esista nel senso concreto della parola. Vado a tradurre. È ovvio che si parla di stile, si parla di tradizione, a maggior ragione se una squadra come la Juve, che è un raro caso, è una mosca bianca, è da tanti anni in mano alla stessa proprietà. Quindi quest'anno abbiamo festeggiato, no, i 100 anni della proprietà, della presidenza della famiglia Agnelli, e c'è stata quella festa con tutti gli ex del passato, tutta questa roba qui. Quindi è ovvio, quando la stessa squadra rimane in mano alle stesse persone per tanti anni, tradizione, stile sono nomi che vai a tirar fuori, e probabilmente DNA è il nome più cool, trendy, social, moderno, per cercare di racchiudere questo concetto. Ma il DNA cambia in base alle persone. Il presidente Agnelli, Gianni Agnelli, Edoardo Agnelli, Andrea Agnelli, John Elkan, sono tutte persone che appartengono alla stessa famiglia, ma
che non hanno le stesse idee, non hanno le stesse vedute, non hanno fatto le stesse cose. E quindi il DNA della squadra cambia in base alle persone che mettono mano alla squadra, proprio perché la squadra non è un'entità, non è una persona, è una società, è un agglomerato ed è comandato da determinate persone che hanno priorità, visioni differenti. Vi faccio un esempio: quando l'altro giorno Allegri ha parlato di DNA della Juve, Allegri ha parlato di DNA della Juve che ha vissuto lui, e secondo me Allegri ha creato un nuovo DNA della Juve, e lui sta parlando di questo nuovo DNA della Juve che è la sua visione, ma che non è il DNA della Juve di sempre. E secondo me questo è un concetto abbastanza complicato che mi piacerebbe anche provare a portarvi insieme a mio papà, che ha qualche anno in più di me, del 67, e ha vissuto tante più Juve. Ma se ci sono anche magari persone ancora più anziane del 67 che hanno voglia di approfondire questo argomento, ben venga, perché secondo me questo è un concetto chiave, è un concetto fondamentale. Il DNA cambia in base alle persone, varia in base alle persone. Vi faccio un esempio, una frase storica della Juventus: se vince non è importante, è l'unica cosa che conta. Che tante persone non hanno capito, non hanno compreso, che non significa vincere ad ogni costo, vincere passando sopra le regole, vincere sempre comunque, no. Significa che l'obiettivo deve sempre essere quello, che la Juve deve sempre puntare lì. Per quello che a me dà fastidio quando mi si parla dell'obiettivo della Juventus di qualificarsi alla Champions League. L'obiettivo della Juventus deve essere quello di lottare per lo scudetto. È inferiore, chi se ne frega, ci si può riuscire lo stesso. Negli ultimi anni hanno vinto scudetti squadre inferiori sulla carta. E allora proviamoci a maggior ragione. Siamo una squadra con del potenziale, questi sono concetti che vi dico da quest'estate. Basterebbe semplicemente cercare di credere nel fatto che questa squadra può lottare. E questo lo dico da quest'estate, da quest'estate. Lottare deve essere l'obiettivo della Juventus, lottare per vincere lo scudetto. Non lo vincerà? Bene. L'importante è aver dato il 100%, sempre, comunque. Bisogna avere, Allegri dice, ambizione, desiderio. Sì, bisogna averla, quell'ambizione e quel desiderio. E quello deve essere l'obiettivo. È per quello che a me cadono le braccia quando sento i dirigenti come Giuntoli, l'allenatore come Allegri o la proprietà come Elkan, dire che l'obiettivo deve essere tornare in Champions perché economicamente quello è l'obiettivo. Quelli sono obiettivi societari, quelli sono obiettivi economici. Allora ecco che quando parlano i giocatori invece mi dicono: no cavolo, siamo la Juventus, il mio obiettivo è lottare fino all'ultima giornata per provare a vincere lo scudetto. Oh, bravi ragazzi, bravi, bravi cazzo, bravi veramente. E io quindi mi schiero dalla parte dei calciatori perché il mio pensiero è quello lì. Poi non lo vinci, amen. È uno sport, l'importante è scendere in campo cercando di dare sempre il tutto per tutto per portarlo a casa. Però la proprietà, i dirigenti, l'allenatore che mi continuano a mettere il focus su un obiettivo economico o di prestigio, perché è anche un obiettivo di prestigio, perdonatemi, questa non è la mia visione. E come vedete il DNA cambia, varia, perché il DNA che cosa significa? Cosa vuol dire DNA? Niente. Stiamo parlando di stile, stiamo parlando di obiettivi, stiamo parlando di vedute, di pensieri, e stiamo parlando della stessa squadra, e stiamo parlando anche di tesserati che hanno pensieri diversi, pensieri differenti, e comunque remano tutti nella stessa direzione. Perché tante volte delle persone, quando esprimo questo concetto e dico che non mi piace sentir parlare di qualificazione dei Champions, mi dicono che sto remando contro. Ma remando contro di cosa? Allora i giocatori stanno remando contro. Allora Rabiot che dice: no, il nostro obiettivo è lo scudetto, sta remando contro, non mi pare. Gatti che dice: no, sì, certo, assolutamente, il nostro obiettivo è lo scudetto, sta remando contro, non mi pare. Stanno cercando di dimostrare un'ambizione differente rispetto a quelle che sono frasi un po' legate anche. Un po' legate. Perché gli stessi Chiesa e Fagioli un paio di mesi fa parlavano di obiettivo quarto posto. Invece io apprezzo molto di più una comunicazione più onesta, più sincera, meno costruita, che quella che hanno tenuto sia Rabiot che Gatti nelle ultime settimane. Quindi ben venga, io mi schiero dalla loro parte. E questo concetto di DNA, di ambizione, lo riprende ancora Elkan, perché parlando di Allegri dice: lui di trofei ne ha vinti tanti, speriamo che ne porti ancora. Siamo lì in campionato e c'è anche la Coppa Italia. Allegri ha sempre detto che l'importante è tenersi dietro gli altri. Non serve avere grandi ambizioni, ma fare punti partita dopo partita. Ecco, io del fatto di fare punti partita dopo partita sono assolutamente d'accordo, ma il fatto che la Juventus non possa avere grandi ambizioni, perdonatemi, allora questo mi sembra completamente differente dal DNA di Juventus che è stato costruito dalla famiglia Agnelli negli anni precedenti. Perché Elkan potrà avere questa visione, ci mancherebbe altro. Ma la famiglia Agnelli ci ha sempre parlato, sia prima di Andrea, sia con Andrea,
che la frase di Boniperti è importante, se non importantissima, tanto da metterla sul retro delle magliette quando la Juve torna a vincere gli scudetti dopo Calciopoli. Io ce l'ho le magliette e dietro c'è la frase di Boniperti sul colletto: vincere è importante, è l'unica cosa che conta. Quindi vedete, se, quando si parla di DNA non c'è una scelta univoca, perché allora il DNA della Juventus è vincere sempre, cercare di vincere sempre, dare sempre tutto per tutto. Quindi Allegri non parla da juventino, Elkan non parla juventino, Gatti non parla juventino, Giuntoli non parla juventino, Rabiot non parla juventino. No, semplicemente ognuno di loro ha delle posizioni, delle visioni e cerca di utilizzare una comunicazione differente. Allegri, la dirigenza, quel tipo di comunicazione dal punto di vista degli obiettivi sportivi ed economica, perché rispondono direttamente alla proprietà, e a quanto pare Elkan è di questo avviso e ricalca alla perfezione le parole di Allegri e di Giuntoli, e i giocatori che invece non devono rispondere a queste cose qui, non devono pensare a queste cose qui, ma semplicemente a giocare, ad inseguire un sogno, invece sono molto più diretti, sono molto più vicini alla linea mia, che sono un tifoso. Ma ci sono tifosi che seguono la linea di Giuntoli, ci sono tifosi che seguono la linea di Allegri, e quindi cosa significa? Che uno è più juventino di quell'altro? Ragazzi, io le scuole elementari le ho finite da un bel po', eh. Poi magari c'è qualcuno che le ha finite da meno, c'è qualcuno che le ha finite da di più, però poi sembra un po' di essere tutti gagliardini, che dice ciao mala mama a Rabiot, che quella roba lì è stata di una... Vabbè, lasciamo stare, questa risulta in faccia all'avversario, noi vinciamo all'ultimo secondo, lo riprendiamo dicendo che è stato un bambino, e poi lui fa ancora più bambino dicendo dillo alla mamma. Vabbè, e questo è semplicemente un messaggio che volevo portarvi, perché credo che questo sia un concetto molto molto importante da sottolineare, ma che tante volte viene usato come cavallo di battaglia all'interno di discussioni. Ah, se non la pensi come Elkan non sei juventino, ah, se non la pensi come Allegri non sei juventino, ah, se non la pensi come Giuntoli non sei juventino, ah, se non la pensi come Gatti Rabiot non sei juventino. Oh ragazzi, ma che cacchio è? Ma sul serio? Ma sul serio? Va bene, me lo segno, d'accordo. Ciao, buona domenica.